tutti amici. Sicuramente, adesso sorrido in sottofondo, avrete già capito il libro che andiamo a consigliare oggi, ma beh, vi do un altro spoiler. Benvenuti al passaggio di Caronte. No, non è un demone che si è impadronito di me, ma oggi consiglio Sotto la porta dei sussurri di T.J. Klune, autore di La casa sul mare celeste, il libro con cui abbiamo iniziato la seconda stagione della vita sacra 6.book. Wallace Fris, come Linus Baker della casa sul mare celeste, è un uomo scaltro, solo, scrupoloso e totalmente dedito al lavoro. È il proprietario di un'importante agenzia di avvocati che cura le pratiche delle personalità più influenti della terra e appunto vive in compagnia di nessuno. Un giorno così muore. Inizialmente Wellesa non capisce che cosa gli è successo e si ritrova al suo funerale. C'è una ragazza di nome May che gli dice: sì, andiamo, ti porto in un posto particolare. E si ritrovano in una sala da tè dove c'è una persona ad attenderli, una stravagante persona, Ugo, che dice di essere il proprietario di questa sala da tè, che in realtà è una stazione di passaggio per i morti che devono poi attraversare ed andare nell'aldilà. Ecco, e Wellesa capisce: sì, deve essere proprio morto. Ed è proprio qui, in questa stazione di passaggio, che capirà che la vita che ha compiuto non è stata una vita, è solamente stata una parentesi. E allora ha questo breve epilogo, questo posto nella stazione di passaggio, e può colorare la sua vita perché non è finita di mille colori, di mille sfumature, e può davvero viverla appieno. Ecco, un libro poetico, dolce, leggero, ma al tempo stesso profondo, che fa capire la morte e la vita come non le avete mai, mai sentite. Questo libro è fantastico, è un'esplosione di frasi belle, non le leggo tutte, ve ne leggo solamente alcune, ma vi faccio già intuire. La tua vita è nelle tue mani, no, non è sempre giusta, no, non sempre va bene. Può bruciare, lacerarti, a volte infierire al punto da renderti irriconoscibile. Certe persone combattono, altre non ci riescono, anche se non credo che bisognerebbe biasimarle per questo. Arrendersi è facile, tirarsi su molto meno, ma dobbiamo credere che se ci riusciamo potremo fare un altro passo, potremo andare avanti. Ora o più tardi non fa alcuna differenza, sta tutto nel primo passo. Puoi farcela. So che avere fiducia è difficile, soprattutto davanti all'ignoto. Se passiamo tutto il tempo a preoccuparci per le piccole cose, rischiamo di perdere di vista quelle grandi. Beh, sono delle frasi assolutamente vere, e questo è un libro che ognuno di voi dovrebbe leggere. E adesso io attraverso.